Stasera abbiamo appena affrontato l'andata delle semifinali Under 18 contro il Millennium, che ci ha subito aggredito con delle battute molto tese e veloci. Ci hanno subito aggredito, siamo subito andati in difficoltà e poi secondo me sono stati molto bravi. Sai che mi è piaciuto di più, è stato il primo che abbiamo perso, perché alla fine siamo stati bravi a recuperare, entrare in partita nonostante la loro pressione, e poi vabbè, per un errore di posizione giustamente da più 3 siamo andati a più 1 e lì sono venuti fuori loro e meritatamente hanno vinto loro. Secondo set siamo stati bravi perché abbiamo reagito e non abbiamo subito, diciamo, a livello psicologico la sconfitta del primo set, e poi diciamo che pian piano gli altri set sono andati via abbastanza tranquilli, perché anche loro hanno cominciato a ridurre l'intensità della battuta e quindi ci hanno permesso di contrattaccare con più ordine. Domani abbiamo la prima fase, quindi gli ottavi di finale dell'Under 16, abbiamo Castelletto. Sabato giochiamo in Serie D contro il Seriana Volley, e Seriana Volley all'andata abbiamo perso 3-1, è una squadra con ragazze molto esperte, con una grande capacità di visione del gioco e manualità. Vediamo se riusciamo a portare a casa la terza vittoria consecutiva. Abbiamo vinto due partite consecutive in C, come si suol dire, non c'è due senza il tre. Vediamo, è un periodo un po' difficile, nel senso che siamo riusciti ad allenarci soltanto il lunedì, tra l'altro il lunedì avevamo 5 ragazze giù alla sezione regionale, e poi martedì è il loro giorno di riposo, poi martedì abbiamo giocato i quarti di finale, oggi la semifinale 18, domani la 16, sabato gioca la D. La fortuna vuole che domenica non abbiamo partite e quindi organizzeremo un allenamento, anche perché poi lunedì ci sarà il ritorno della 18 per arrivare alla semifinale, martedì saremo a riposo e mercoledì ci sarà il ritorno degli ottavi di finale della 16. Pertanto abbiamo il calendario pieno di partite, oltre la 18 16, quindi il gruppo che è inerente un po' alla Serie C, anche la 14 ha ottenuto l'andata dei quarti. E sabato, prima della partita della Serie C, quindi alle ore 16, gioca il ritorno. L'andata l'ha vinto 3-0, quindi vediamo se riusciamo a confermarci per poi proiettarci alla semifinale, dove incontreremo ancora il Millennium.